Sì, è vero, noi stiamo seguendo gli indirizzi da parte del Ministero del Commissario Figliuolo, stiamo somministrando queste dosi agli over 80, ai fragili, così come stabilito, e alle professioni sanitarie. Adesso, proprio lunedì, avremo un incontro in cui tutte e quattro le ASL stabiliranno anche la possibilità, lasciandolo libero a tutti coloro, a prescindere dall'età cronologica, che vogliono eseguire la terza dose sempre dopo la distanza della vaccinazione, della seconda vaccinazione. Quindi al di là dell'età? Al di là dell'età è uno degli elementi che stiamo valutando, perché bisogna lavorare molto sulla prevenzione, sulla vaccinazione, quindi lasciando questa libertà, andando gradualmente, come ho già spiegato, quindi una volta dato queste risposte immediate che le dobbiamo fare specialmente nell'ambito sanitario, pian piano entrare nelle fasce di età e dare poi la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di poter ricevere la terza dose. Accanto anche alla dose antinfluenzale. Sì, la dose antinfluenzale è già partita la campagna vaccinale. Noi sappiamo che dall'11 ottobre sia i medici di medicina generale, lunedì ci sarà proprio un incontro anche con le farmacie per poter avere la somministrazione di questo vaccino. Abbiamo richiesto maggiore dosi, ci sono delle richieste, quindi vuol dire un'attenzione alla prevenzione.